Restiamo uniti ma distanti. Sono le parole che non solo i bitontini si ripetono in questo periodo difficile legato alla pandemia del coronavirus. Tutto sembra così spento se non fosse per chi fortunatamente cerca di colorare le giornate con quello che è abituato a fare quotidianamente e in cui ha più talento. Così la cultura non si ferma. Mai come in questi giorni, internet è apprezzato per le grandi possibilità che offre. Online sono state lanciate, a partire da lunedì 9 marzo, diverse iniziative culturali. L'Ora delle Storie è un'iniziativa che, come libreria Amelin, sapete, è una libreria specializzata in letteratura per bambini e ragazzi, abbiamo voluto lanciare per far fronte a queste giornate un po' particolari, in cui i bambini e le bambine stanno trascorrendo molto più tempo a casa. Allora andiamo loro incontro con una storia oppure con un consiglio di lettura. È un'iniziativa che sta riscontrando molto interesse. Mi arrivano messaggi, video, commenti molto positivi, insomma, da parte, dei genitori e da parte dei bambini. Vi do appuntamento quindi alle 17. Non dovete far altro che sintonizzarvi con la pagina Facebook della libreria Amelin, e ascoltare ogni giorno una storia. Ciao a tutti, sono Roberta Parano e sono la coordinatrice pedagogica della cooperativa OPS, che gestisce una scuola dell'infanzia paritaria e un centro ludico, i Folletti Birichini. Volevo presentarvi il nostro progetto Una fiaba al giorno, progetto nato dall'equipe psico-socio-educativa della cooperativa. Questo progetto nasce dal desiderio di restare accanto ai nostri bambini e famiglie, che come tanti hanno dovuto interrompere bruscamente una quotidianità fatta di serenità, punti di riferimento e relazioni importanti. Se questo momento è così fragile per noi adulti, lo è maggiormente per i più piccoli. Di qui la voglia di accorciare la distanza, anche emotiva, per rassicurarli, recitando e registrando i videoracconti per pubblicarli giornalmente sulla pagina Facebook di OPS Cooperativa. Avevamo ipotizzato di fare una trasmissione proprio quest'anno, l'8 marzo, che doveva andare in diretta dal teatro, ma le esigenze del coronavirus, ci hanno portato a fare tutto via web. La cosa ha funzionato, è piaciuta e abbiamo pensato di continuare la nostra forma di resistenza culturale, di sostegno alle donne e al nostro territorio, proprio con questa trasmissione che in forma ridotta appunto va in onda ogni sera alle 20 e c'è anche un contributo di una bimba che è Gloria, mia figlia, che fa appunto dà dei consigli di lettura per libri, diciamo di libri, consiglia dei libri per bambini e bambine femministi e femministe. Diciamo in realtà sono consigli di lettura di libri che non hanno degli stereotipi di genere troppo forti all'interno, quindi vengono presentati dei personaggi che sono, diciamo, fuori dai canoni del genere. Quindi la nostra lotta contro gli stereotipi, la nostra lotta a risemantizzare il mondo con un nuovo significato, a guardarlo oltre i ruoli stereotipati del genere. Ciao a tutti, io sono Roberto Lisi, insegno chitarra moderna nel laboratorio Lizard di Bitonto. In questi giorni la scuola è chiusa, ma grazie ai portenti della tecnologia posso raggiungere i miei allievi in videoconferenza e fare con loro lezioni a distanza. E devo dire che sta andando tutto bene. Ho pensato, visto che suonare uno strumento è qualcosa che ci tiene piacevolmente impegnati e aiuta a sollevare lo spirito, perché non offrire questa possibilità a tutti quelli che hanno in casa una chitarra? Scrivetemi in chat sul mio profilo Facebook e vi spiego come fare. Certo, non posso fare lezioni individuali a tutti, per questo ho pensato di fare delle dirette video con delle lezioni aperte e la possibilità di rispondere in tempo reale alle vostre domande. Ciao amici di Just Imagine, come sapete, per cause di forza maggiore, quest'anno non è stato possibile svolgere le nostre normali attività. Quindi non abbiamo portato i più piccini al cinema al mattino e non abbiamo organizzato nessuna rassegna pomeridiana, nessun incontro serale per i più grandi, perché è molto importante restare a casa. È per questo che abbiamo deciso di restare comunque uniti, anche se non fisicamente, consigliandovi tutti i giorni due film al giorno sulla nostra pagina Facebook. E quindi questo è il motivo per cui alle ore 11 tutte le mattine vi consiglieremo il titolo di un film per i più piccini, mentre alle ore 18 vi consiglieremo il titolo di un film per i più grandi. Ovviamente vogliamo sapere la vostra, vogliamo i vostri commenti, vogliamo anche
foto dei bambini, dei disegni dei bambini subito dopo aver visto il film. Vogliamo le vostre riflessioni e vogliamo sapere che state bene, che questo periodo di quarantena lo state superando come lo stiamo superando noi, perché lo possiamo superare tutti insieme. Aperivostok, l'happy hour digitale. Ogni giorno sulla pagina Facebook Lorenzo Scaraggi Vostok 100K un incontro di un'oretta, un modo per stare insieme, per non tagliare i ponti, per continuare a parlare, per esorcizzare un pochino la paura, per cercare nuovi spunti di riflessione e per parlare anche di altro. Aperivostok 19:30. La pagina è Vostok 100K. Ogni giorno cercherò di trovare due, tre ospiti che possano chiacchierare, che vogliano chiacchierare con me e con i quali chiudere la trasmissione brindando a quando potremo brindare nella realtà e non solo virtualmente.